Da oggi anche nei punti vaccinali della provincia di Foggia, via libera alle vaccinazioni senza prenotazione per le persone della classe 1952. Intanto siamo tornati presso il centro vaccinale del Giannone Masi, dove ieri regnava il caos, dove oggi invece la situazione è nettamente migliorata. Buongiorno, come sta andando stamattina? Andando bene comunque, tutto bene. Come ha trovato l'organizzazione? Benissimo. L'ho trovata bene, ieri facevo paura, sono passato per caso che avevo la prenotazione domani. Sembra che l'organizzazione oggi sia più fluida rispetto a ieri, ma voglio dire, si paga sempre lo scotto della prima volta. Ancora un po' di scetticismo nei confronti di AstraZeneca, c'è chi continua ad aver paura, ma c'è pure chi si fida della scienza. Lei si vaccinerà anche con AstraZeneca? Penso proprio di no. Perché? Perché non... Non si fida? Non mi fido. Anche perché mo non ho capito il fatto che tutti quelli che fanno AstraZeneca, tutte senza prenotazione, perché io ce l'ho la prenotazione, ce l'ho il 19 di questo mese, alle 6:15, all'ordine dei medici. Ma non andrà. E non andrà, esatto. E quindi? E perché fanno tutta AstraZeneca le persone? Non l'ho capito sto fatto. Sia qua che al Don Uva. Quindi lei si vaccinerà solo quando le diranno di potersi vaccinare con un altro vaccino e non con AstraZeneca? Io ho paura. Anche degli altri vaccini? No, altri vaccini no. Lei invece? Ho già fatto AstraZeneca. Fortunatamente non ho nessun problema. Mi fido, ormai sono tutti alla stessa maniera. Parliamoci chiaro. Quelle che fanno sapere in TV, chi c'è che ci crede, chi non ci crede. Io mi fido, l'ho fatto, sto bene, l'ho fatto 10 mezz'ora fa. È dovuto e quindi lo facciamo. Quindi niente paura di AstraZeneca? No. Se ce lo consigliano i medici, noi dobbiamo soltanto farlo. Non siamo noi a decidere se un vaccino è buono o no. Quando il medico ti dice prendi la medicina, la prendiamo e basta. Nessuna paura di AstraZeneca, l'ha fatto il responsabile della protezione civile Curcio, che ha praticamente la mia età. Il generale Figliuolo, che è un po' più grande, e il presidente Draghi, per cui ho fiducia nella scienza.